Buon pomeriggio, benvenuti e benvenuti a una nuova edizione del TG6. In apertura alla politica, Emanuela Grimaldi, a capo del Dipartimento di Presidenza della Giunta e dei Rapporti con l'Europa, ci spiega cos'è Abruzzo Prossimo, la programmazione della regione che dovrebbe avvalersi di oltre 2 miliardi di euro e ha anche risposto alle critiche dei sindacati. Ascoltiamola. Abruzzo Prossimo è la strategia della Giunta Marsilio per rilanciare la regione nel decennio in corso. Digitalizzazione, infrastrutture, transizione verde, sviluppo delle aree interne, sono questi i temi su cui l'Abruzzo intende investire nei prossimi anni. La novità è nel metodo. Come richiesto dall'Unione Europea, i fondi dovranno essere spesi considerando le reali esigenze dei singoli territori, rispettando gli indicatori internazionali su strategie e obiettivi e in concerto con tutti gli attori e le parti sociali. A questo scopo la Giunta ha adottato a marzo il codice autoctono per il partenariato diffuso inclusivo. Il cuore sarà la cabina di pilotaggio, cioè tutti i direttori dei dipartimenti della Regione Abruzzo che hanno, diciamo, delle deleghe per competenza per materia, per intenderci, sotto il coordinamento della Presidenza, muoverà i tavoli di partenariato per area tematica, tavolo dell'inclusione, tavolo della formazione, tavolo dell'università, della ricerca e dei saperi, tavolo della transizione verde, tavolo della digitalizzazione. Noi da mercoledì 7 dopo il webinar stiamo facendo la profilatura dei tavoli. 2 miliardi e 220 milioni è l'ammontare dei fondi previsti per la programmazione. 2 miliardi e 107 milioni derivano dai finanziamenti europei per lo sviluppo regionale, sociale e rurale e da quelli nazionali per lo sviluppo e la coesione. I restanti 113 milioni sono connessi all'accordo provenzano. Queste le somme stimate, che però devono ancora essere definite. Aspettiamo la formalizzazione, ma l'ordine di grandezza secondo me potrà subire delle variazioni irrilevanti. Questo è un mio però personale punto di vista. A questi soldi potrebbero aggiungersi anche parte dei 209 miliardi del Recovery Plan. Il 30 aprile, giorno in cui il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sarà inviato a Bruxelles, si capirà se i fondi europei saranno ripartiti tra le regioni o gestiti direttamente da Roma. Mi pare di aver capito che ci sarà questa nuova governance che contiene una struttura centrale che coordina i soggetti attuatori. Quindi, se non ho capito male, le regioni o comunque gli enti beneficiari diventeranno attuatori. Quindi, in quel caso saranno come dire, degli operatori nelle mani del governo, non avranno una disponibilità autonoma di assegnazione di risorse. Critiche giungono dai sindacati, secondo i quali nella programmazione grandi temi come quello delle infrastrutture, del lavoro, della sanità e della pubblica amministrazione sono assenti o scarsamente considerati. Ma Abruzzo Prossimo, risponde la Grimaldi, non è un programma operativo. Ma noi non abbiamo scritto progetti, noi abbiamo individuato dei perimetri di azione e abbiamo introdotto con Abruzzo Prossimo il metodo. Cioè, quindi significa che i programmi dovranno essere scritti in quel modo, cioè rispettando gli indicatori di impatto, gli indicatori sul PIL, gli indicatori dell'occupazione, e quindi i sindacati saranno invitati a partecipare al tavolo della sanità, al tavolo dell'occupazione, al tavolo della infrastrutturazione, l'Abruzzo Cerniera dell'Adriatico, e da lì in poi si avvierà la scrittura vera e propria dei programmi operativi. E riguardo il progetto di potenziamento della linea ferroviaria Roma-Pescara, è scaturita la diatriba tra Avezzano e L'Aquila, a motivo del contendere il percorso del tracciato, che potrebbe o passare dalla Marsica oppure deviare verso il capoluogo di regione. Gioia Chiostri. Consigliere, dopo la mozione approvata in Consiglio, ora si apre un'altra pagina che riguarda l'alta velocità Roma-Pescara. È stato convocato un Consiglio Comunale straordinario all'Aquila dove si parlerà proprio della tratta ferroviaria, ma in realtà è stata inserita l'Aquila, quindi viene paventata ancora all'orizzonte questa possibilità di far passare l'alta velocità non per il capoluogo marsicano, bensì per il capoluogo abruzzese. Lo sappiamo, lei in primis ha detto non ci sono nemici.
non ci sono guerre, si fa per il territorio, però tutto il Consiglio Comunale di Avezzano deve vigilare su questa grande opportunità di sviluppo territoriale. È stato convocato dal Presidente del Consiglio dell'Aquila, Roberto Di Nari, un Consiglio Comunale straordinario all'Aquila proprio per parlare di un'ipotesi di progettualità relativa alla tratta veloce che va appunto da Roma a Pescara, passando però per l'Aquila, non per Avezzano. Questa è una notizia che ci allarma perché nonostante buoni propositi dell'opposizione che nell'ultimo consiglio ha detto che non c'erano problemi, ricordo la collega Panei che ha affermato che il consigliere del capoluogo in regione che aveva parlato di questo tratto veloce passante per l'Aquila fosse una voce isolata. Ricordo il collega d'opposizione Genovesi che aveva detto che se ne sarebbe occupato un suo amico personale, Zennaro della Lega. Sono contento, ecco, se ne occupa qualcun altro. Dovremmo occuparcene prima noi come Consiglio Comunale Avezzanese, perché parlare oggi di un consiglio tra l'altro straordinario, quindi anche con motivi di urgenza convocato dall'Aquila per discutere della ferrovia che passa per l'Aquila e non per Avezzano, è un qualcosa che ci deve assolutamente allertare. Ad oggi i consiglieri di Avezzano, assessori ma anche il sindaco, che cosa possono fare? Si è deciso di convocare il parlamentino dei sindaci. Qualcuno ha detto che non è un organo istituzionalizzato. Io sostengo che ad oggi è un organo rappresentativo di 37 realtà marsicane, quindi se non ha voce in capitolo un parlamentino dei sindaci, un'assemblea dei sindaci, mi chiedo chi ha potere per provare a cambiare le carte in tavola. Se noi siamo dietro, non vi preoccupate, oppure ci pensiamo noi di alcune parti politiche, non politiche, partitiche. Perché una cosa sono i partiti, una cosa è la politica. La politica la fanno tutti, i partiti invece sono spesso e volentieri anche fenomeni temporanei e passeggeri. La politica oggi vuole che però chi è in Consiglio Comunale ad Avezzano si deve impegnare per Avezzano, perché prima ancora di qualsiasi partito, prima ancora di qualsiasi ideologia, c'è un territorio da difendere, Avezzano, la Marsica. Il 12 prossimo, quindi il 12 aprile, Avezzano potrebbe bussare alle porte del Consiglio Comunale aquilano? Sicuramente. Attenzioneremo l'andamento di questo consiglio straordinario, perché ciò che ne verrà fuori sarà il destino del nostro territorio. Bisognerà capire se bisognerà andare a fare una ulteriore battaglia per le spettanze del territorio marsicano, bisognerà capire se c'è una possibilità di convergere con gli amici dell'Aquila, anche perché oggi noi parliamo di una tratta che passa per Avezzano, una tratta che passa per l'Aquila. Nel silenzio totale e nelle mille ipotesi che possiamo fare ogni giorno, ricordo che qualcun altro si sta adoperando per la tratta Civitavecchia-Ancona, tratta che escluderebbe in un colpo solo sia Avezzano che l'Aquila. Oltre il danno, la beffa. Ecco, cerchiamo quindi di non farci beffare, di danni già ne sono stati fatti tanti a questo territorio. E ora la cronaca, ispezioni dei carabinieri del NAS di Pescara nelle strutture sociosanitarie e ricettive abruzzesi per gli anziani. In particolare su 7 vita controllate, in 5 casi sono state riscontrate irregolarità sia in materia igienico-sanitaria, sia per quanto riguarda i protocolli Covid. In una RSA del Teramano è stata denunciata un'operatrice per esercizio abusivo della professione, in quanto la donna esercitava l'attività di fisioterapista pur non essendo neanche iscritta all'albo. I militari del NAS di Pescara hanno anche segnalato all'autorità sanitaria amministrativa l'amministratore di una società gerente un centro residenziale per anziani con sede nella provincia di Pescara per aver mantenuto l'attività ricettiva in presenza di carenze strutturali e organizzative. In particolare i locali destinati alla preparazione e somministrazione degli alimenti erano interessati da muffe e umidità sulle pareti, su pellettili non facilmente lavabili, mancanza di apposito spogliatoio dedicato al personale di cucina. È stata rilevata anche l'omessa attuazione delle misure di contenimento per la diffusione del Covid, quali la mancanza di protocolli per la pulizia e la disinfezione degli ambienti, dell'individuazione di percorsi per assicurare il distanziamento interpersonale e di segnaletica per il percorso sporco pulito. L'operazione rientra in una più vasta operazione di controllo condotta nel
periodo pasquale dei carabinieri del NAS in tutta Italia, d'intesa col Ministero dell'Interno, che ha portato all'ispezione di 337 strutture tra residenze assistenziali assistite, case di riposo, comunità alloggio e case famiglia, individuandone 56 con irregolarità. Andiamo avanti con il nostro telegiornale. Il consigliere regionale del PD, Antonio Blasioli, ha presentato una interpellanza al presidente della regione Marsilio e anche all'assessore alla sanità, alla Nicoletta Verì, sul mancato riconoscimento da parte della ASL di Chieti delle cure per un ragazzo autistico in una struttura fuori regione. Paolo Renzetti. Questa è una storia di un ragazzo di 17 anni che sembra vissuto in famiglia, viene sottoposto naturalmente a degli esami, risulta una valutazione multidimensionale di spettro autistico e viene richiesto il suo ricovero in una struttura capace di affrontare queste problematiche. Parliamo di febbraio 2019, nessuno si fa avanti da parte della ASL. Questo ragazzo quindi rimane con la famiglia e purtroppo subisce anche un episodio particolare perché, inconscio rispetto al pericolo, cerca di uscire fuori di casa buttandosi dal terzo piano. Miracolosamente illeso, la famiglia per altri due mesi cerca di trovare una soluzione, risottopone nuovamente questo ragazzo ad una valutazione a luglio del 2019 e poi incomincia a cercare una struttura fuori regione, perché in regione Abruzzo non ce ne sono e perlomeno in quel momento una non era disponibile, fino a trovarla appunto in provincia di Lecce. Qui viene portato questo ragazzo 17enne, viene portato ad agosto del 2019 e, a parte il momento straziante del rilascio di questo ragazzo rispetto alla famiglia, questo ragazzo riesce ad abituarsi a questa struttura. Però già dal mese successivo la ASL, che prima aveva autorizzato questo ragazzo, il ricovero di questo ragazzo in questa struttura in provincia di Lecce, comincia ad avanzare tutta una serie di problematiche di tipo burocratico e amministrativo per non pagare, fino addirittura ad arrivare a un decreto ingiuntivo da parte della struttura a cui la ASL di Chieti si è opposta il 40° giorno. Questa è l'assurdità, è che una famiglia che non ha mai sofferto l'autismo del proprio figlio, lo ha sempre affrontato con tanta forza e amore, nel momento in cui per la tutela del proprio ragazzo, che aveva posto in essere dei comportamenti molto pericolosi e gravi, si è appoggiata alle istituzioni, si è ritrovata con tanta incertezza, tanto dolore e tanta solitudine. 28.000 litri di gasolio e tutto il materiale utilizzato per il trasferimento e lo stoccaggio del carburante di contrabbando sono stati sequestrati ieri dai carabinieri del nucleo investigativo di Teramo in un'operazione scattata alle 5 del mattino e che ha visto i militari dell'arma fare irruzione in un capannone industriale in disuso nella periferia di Giulianova, nel quale hanno sorpreso tre persone intente a trasferire in maniera fraudolenta carburante proveniente dall'est Europa in una cisterna di proprietà di una società campana. Il blitz è stato eseguito dopo alcune settimane di indagini con osservazioni e pedinamenti. Le tre persone, due campani e un polacco, sono stati denunciati. Il carburante sequestrato era privo di previsti documenti di accompagnamento e soprattutto aveva aggirato le procedure fiscali, sottraendo al fisco il pagamento delle previste accise. Il documento di trasporto era contraffatto mediante il ricorso alla sostituzione dei codici identificativi presenti sulla banca dati online dell'Agenzia delle Entrate. Parliamo ora della campagna vaccini. Dopo gli over 80, altro turno di vaccinazioni a Pianella. Intanto, per quanto riguarda i contagi, la situazione va in miglioramento e giovedì prossimo nuovo screening di massa sulla popolazione scolastica. Stefano Recanati. Sindaco Sandro Marinelli, da oggi a Pianella partono ancora una nuova serie di vaccini, questa volta su chi usufruisce della legge 104 e i propri caregiver, e intanto nei giorni scorsi sono finiti quelli sugli over 80. Sì, abbiamo fatto i primi tre giorni di questa settimana la dose di richiamo per gli over 80, ai quali era già stata somministrata tre settimane fa la prima dose, e li abbiamo completati la giornata di ieri. Oggi, la quarta giornata,
elevata, ci accingiamo ad iniziare con i fragili 104 in condizioni di gravità e i loro caregiver. Questo è chiaro che si crea un po' di disorientamento, perché queste notizie non sono sicuramente tranquillizzanti per chi deve sottoporsi comunque al vaccino. In ogni caso, per quanto riguarda il nostro osservatorio, possiamo dire che c'è assoluta tranquillità, non abbiamo avuto problemi di alcun tipo in ordine alle reazioni, c'è tutta la struttura organizzativa e qui con me il vice sindaco, con il quale ogni giorno presidiamo dal punto di vista organizzativo le operazioni, ma davvero noi non possiamo che fare un plauso alla ASL per la professionalità messa in campo, e devo dire che finora le cose sono andate assolutamente per il meglio anche dal punto di vista proprio medico-sanitario oltre che organizzativo, quindi abbiamo fiducia che anche con l'avvio delle dosi di AstraZeneca si prosegua su questa strada. I vaccini vanno avanti, ma c'è sempre la pandemia da tenere sotto controllo. A Pianella è rientrata la situazione, sta rientrando, come si trova? Sì, dopo il picco del mese di febbraio abbiamo sicuramente avuto un rientro importante, perché adesso al momento abbiamo 28 casi attivi sul nostro territorio che insomma sono gestiti dal punto di vista sanitario per la quasi totalità in via domiciliare, per cui sicuramente il dato è importante. È giustissima la considerazione sul fatto che è una fase assolutamente cruciale, quella dell'andamento parallelo dei vaccini e della ripresa di alcune attività, primo fra tutte l'attività scolastica, quanto mai importante per i nostri ragazzi, e proprio per questo giovedì prossimo abbiamo programmato i test per tutta la popolazione scolastica, unitamente al personale docente e non docente, proprio per avere il polso della situazione e prevenire eventuali ipotesi di contagio interno istituzione scolastica. Parte da Teramo, un progetto per una nuova sostenibilità ambientale. 50 giovani saranno formati per apportare un cambiamento nei settori del turismo, dell'agricoltura, dei rifiuti nelle aree interne. Il progetto si svilupperà nella riserva naturale del fiume Fiumetto nel comune di Colledara. Capofila dell'iniziativa l'amministrazione provinciale insieme al WWF di Teramo e all'Istituto Abruzzese Aree Protette e la cooperativa di Il Riscatto. Vediamo il servizio di Tania Bonici Castelli. Turismo, agricoltura, clima e rifiuti. 50 giovani saranno formati e diventeranno protagonisti di una nuova sostenibilità ambientale. È un progetto che si sviluppa nel comune di Colledara, in provincia di Teramo, nella riserva naturale di interesse provinciale di Fiume Fiumetto, un piccolo parco che si estende su un territorio di oltre 80 ettari. Tra le azioni, un corso per educatori della sostenibilità per 50 ragazzi giovani tra i 18 e i 32 anni, residenti nei comuni della provincia di Teramo, con attenzione alle aree interne, che avranno occasione di formarsi e realizzare un gruppo attivo sul proprio territorio. Qual è il rapporto dei giovani oggi con l'ambiente? I giovani oggi hanno come tematica, per avere un futuro, anche un po' lo vivono come preoccupazione, ma anche come opportunità, perché è un momento di inclusione, di socialità, soprattutto adesso con la pandemia c'è questa necessità proprio di stare all'aria aperta. L'abbiamo visto quest'estate nelle nostre oasi, nelle nostre riserve, abbiamo avuto un picco di presenze e quelli che sono i lavori verdi possono essere un momento di inclusione sociale ma anche di prospettiva lavorativa. Il coinvolgimento delle giovani generazioni è l'obiettivo principale di Azione Province Giovani, bandito dall'Unione delle Province Italiane, che ha assegnato al progetto teramano un finanziamento di oltre 31.000 euro. Come nasce questo progetto e in che consiste? Questo progetto nasce l'anno scorso, quando l'UPI praticamente finanzia con il Fondo delle Politiche Giovanili le attività che appunto possono svolgere gli enti comunali e provinciali a favore appunto dei giovani. Noi come provincia siamo stati felici di questo subito, quindi siamo andati a Roma per capire in che cosa consisteva, e praticamente la provincia poteva essere praticamente promotrice di questa iniziativa e coinvolgere dei partner. Sono stati appunto coinvolti il comune di Colledara, gli ACCP, per appunto valorizzare la risorsa naturale Fiume Fiumetto. Capofila del progetto la provincia di Teramo, insieme ai partner il WWF Teramo, l'Istituto Abruzzese per le Aree Protette e la cooperativa di comunità Riscatto. Questa mattina è stata presentata la Mai Montesilvano Card, uno strumento a disposizione dei turisti che vorranno visitare Montesilvano. Vediamo di cosa si tratta.
Presidente, l'iniziativa di oggi è un'iniziativa che va nella direzione del rilancio del turismo, del commercio nella città di Montesilvano, un'operazione davvero importante perché dopo questa pandemia bisogna ripartire e in qualche modo lo si farà soprattutto nel periodo estivo. Sì, noi con questa iniziativa, una delle tante iniziative che l'amministrazione sta portando avanti, vogliamo pensare alla ripartenza, una ripartenza che ci deve essere, ci sarà, e noi la vogliamo riempire di contenuti. Qualche settimana fa abbiamo presentato la guida multimediale che l'assessorato ha portato avanti, che è anche quella una novità importante. La My Montesilvano Card arricchisce l'offerta turistica perché dà dei servizi concreti a coloro che scelgono Montesilvano come meta turistica, quindi dà un reale sconto dei servizi che posso trovare sulla città anche per quanto riguarda i musei. Quindi dobbiamo ringraziare il Consorzio Turistico Montesilvano che ha fortemente avuto queste iniziative e devo dire che è tangibile la sinergia tra operatori del settore, tant'è che questa My Montesilvano Card verrà distribuita tramite l'ufficio di informazioni turistiche, che gestisce l'ufficio IAT presso il Paladin Martin, e soprattutto anche attraverso la rete degli hotel di Montesilvano, che loro stessi potranno offrire al turista che arriva in città, ma anche al momento del check-in, questa card con tanti servizi concreti per il turista, ma anche per il cittadino. Esattamente, questo progetto fa parte di uno dei numerosi progetti che abbiamo messo in campo proprio per far ripartire il turismo. La My Montesilvano Card è una card che potrà essere richiesta dai turisti, ma non solo. Cosa importantissima a livello turistico, con questa card sono state fatte le convenzioni anche con i musei di Pescara, come per esempio il Museo delle Genti d'Abruzzo. A breve verrà fatta anche una convenzione con il Caffè Letterario. Quindi è una card, il nostro invito è quindi la volontà di questa mattina non è solo quella di presentare questa card, ma di invitare tutte le altre attività che fossero interessate a presentarsi allo IAT per poter siglare questa sorta di convenzione ed entrare a far parte di questa rete, di questo circuito importante. Il comune di Campli si è classificato al sesto posto nel concorso nazionale Il Borgo dei Borghi, vinto quest'anno da Tropea. Un traguardo molto lusinghiero e commentato con soddisfazione dal sindaco Federico Agostinelli, il servizio di Publivideo. Ci troviamo in compagnia del primo cittadino di Campli per festeggiare il sesto posto alla trasmissione RAI Il Borgo dei Borghi. Campli selezionato per quanto riguarda l'Abruzzo, unico centro tra le top 20 nazionali. Sì, un grandissimo risultato che abbiamo raggiunto nell'edizione di quest'anno 2020-2021, dove ha vinto Tropea, una competizione veramente di alto livello dove ci siamo confrontati con tantissimi luoghi e borghi bellissimi e abbiamo fatto onore al nostro meraviglioso Abruzzo con questo sesto posto, che è un risultato per noi straordinario, considerando insomma che Campli ha tante bellezze, tra cui ci tengo a ricordare la Scala Santa, che nel servizio RAI non è stato comunque ripreso e che invece è il nostro fiore all'occhiello, insieme a tante altre bellezze del territorio, di una provincia, quella di Teramo, che merita davvero un'attenzione diversa rispetto a quello che ha avuto negli ultimi anni, una regione, l'Abruzzo, che si sta facendo valere anche a livello nazionale. Abbiamo messo dietro l'Umbria, la Toscana, la Puglia, il Lazio, insomma tantissime mete turistiche che sono arrivate dietro a Campli, e questo sicuramente ci fa ben sperare anche per la stagione estiva che deve arrivare, una stagione particolare dove comunque abbiamo ancora da gestire la situazione del Covid, ma come lo scorso anno abbiamo avuto un aumento del flusso turistico dell'83%, proprio perché abbiamo comunque sfruttato questo momento per il turismo di prossimità dei piccoli borghi, contiamo anche quest'anno di aumentare i nostri numeri e questa vetrina RAI, dove la domenica di Pasqua ci sono stati oltre 2 milioni di telespettatori, sicuramente ci darà una spinta importante. Lo sport, partiamo dal calcio di Serie B. Bellanova e Galano sono i principali dubbi per il tecnico del Pescara Gianluca Grassadonia in vista della partita di domani a Brescia. Il tecnico biancazzurro si aspetta una gran prova dei suoi contro una squadra in buone condizioni e alla caccia di un piazzamento playoff. Andrea Costantini.
Altra tappa nella difficile rincorsa alla zona playout per il Pescara. Domani ore 14 al Rigamonti i biancazzurri sfideranno un Brescia rinvigorito dalla cura Clotet che l'ha riportato a 2 punti dalla zona playoff. Direzione di gara per l'aretino Manuel Volpi con cui il Delfino non ha mai vinto in 3 partite. Anche oggi, giornata di rifinitura, doppia seduta per il Pescara con Grassadogna che sarà privo di Balzano, Memusciai, Tabanelli, Bocchetti e Drudi e che valuta e spera di riavere a disposizione Omeonga, Rigoni e in particolare Bellanova e Galano. Il terzino alle prese con un fastidio all'adduttore, l'attaccante col problema alla caviglia riportato a Monza. Grassadogna crede nel lavoro fatto anche in questa settimana di ritiro lombarda e mostra fiducia verso il match e l'obiettivo salvezza. Mi aspetto una grande partita contro una squadra in grande salute, ma noi siamo il Pescara, stiamo bene, abbiamo un grande obiettivo da raggiungere e lo raggiungeremo e quindi siamo pronti a dar battaglia. Ma l'obiettivo, la mentalità deve essere sempre quella di giocarsi le partite per vincerle. Noi lavoriamo su questo con grande rispetto verso chi affrontiamo, ma ripeto, questa squadra, il Pescara, non è inferiore a nessuno. È chiaro che ci gioca contro il tempo, ma siamo vivi. L'obiettivo deve essere oggi quello di continuare a lavorare sull'autostima, continuare a lavorare sul cercare di fare la partita sempre e comunque, di mantenere un grande equilibrio che oggi questa squadra con il tempo, con il lavoro sta acquisendo, e di mettere dentro dei calciatori di qualità che devono prima di tutto però imporsi una fase difensiva che sia costruttiva, che sia di gamba. Grassadogna conferma il 4-3-3. In caso di forfè di Bellanova toccherà a Gut giocare terzino con atteggiamento più bloccato rispetto all'azzurrino. Galano farà di tutto per esserci, in caso contrario pronto Vokic, anche se non è da escludere anche una soluzione con Setter o Odgaard esterno, il che farebbe sì che il colombiano e il danese possano andare in campo insieme, altrimenti resteranno in concorrenza per il ruolo di centravanti. Per il resto sarà confermata l'intelaiatura del match di Monza. A centrocampo spazio per gli ex Macin e De Sena. Quest'ultimo ha lasciato Brescia a gennaio dopo 54 presenze ed una promozione in Serie A. Nel tridente spazio ancora per Capone, apparso recuperato nelle ultime 2 partite. Così Grassadogna sul talentuoso esterno. Capone è un calciatore che crede poco in se stesso, si mette poco in discussione, è negativo a volte su alcune situazioni tattiche, invece voglio che lui aggredisca il lavoro e si metta a disposizione su quello che c'è da fare, perché come ho detto la settimana scorsa io credo tantissimo e purtroppo credo più io di lui in quelle che sono le sue qualità. È chiaro che su un 4-3-3 per me è un giocatore devastante, però deve credere fortemente in quello che fa. Il tecnico biancazzurro illustra i tratti del piano partita. Ma io la dividerei sulle 2 fasi, nel senso che dobbiamo essere bravi quando abbiamo la palla a lavorare su quello che abbiamo fatto in questi giorni con personalità, e quando non abbiamo la palla bravi a leggere quello che loro fanno molto bene, perché è una squadra che attacca prevalentemente con 5 uomini davanti. Si vede, come ho detto all'inizio, che è una squadra lavorata molto bene, che ha le idee molto chiare, che cerca di fare sempre la partita, quindi noi dobbiamo essere bravi a lavorare bene sulle coperture e poi ad essere ficcanti nel momento in cui recuperiamo palla, ma principalmente mi piace pensare quando la squadra ha la palla a quello che deve fare. Serie C, il Teramo continua a preparare la trasferta di domenica a Cava dei Tirreni con quasi tutti gli effettivi a disposizione. La partita del Lamberti alle 12.30 sarà diretta da Repace di Perugia. Il tecnico Paci potrebbe continuare a dare spazio dal primo minuto ad alcuni giovani. Oltre a Di Francesco, già titolare con la Turris, si candida per una maglia anche l'attaccante Birligea. Ascoltiamolo. A gennaio volevo avere un po' più di spazio, avevo chiesto anche al mister di poter andare, se potevo, se lui era indeciso perché comunque ci teneva a farmi giocare, solo che all'inizio non c'era un po' più di spazio. Poi qualche attaccante si è fatto male, comunque siamo rimasti in meno e poi il mister ha deciso di farmi giocare a Palermo e un po' da lì un po' è cambiato un po' tutto e ho deciso di rimanere a Teramo. Domenica puoi giocare al posto di Pinzauti a Cava dei Tirreni.
Vedremo, domenica sono le scelte del mister, poi vedremo. Cioè, io mi alleno sempre bene, in allenamento do tutto e poi la domenica si vede. Poi innanzitutto sto bene, poi sì, ci sono le ultime quattro partite, vorrei dare tutto, anche perché sono stato fermo un po' e quindi vorrei soprattutto farmi vedere e dare una mano alla squadra per queste ultime quattro partite che sono importanti e soprattutto fondamentali. E noi puntiamo ovviamente su tutte e 12 perché sono importanti, ripartendo già subito da domenica, che è una partita sulla carta magari per alcuni facile, ma per quelli che veramente se ne intendono sono... C'è una partita difficile perché comunque è una squadra ultima che si deve salvare, che ha comunque dei giocatori che si vogliono far vedere, comunque in trasferta soprattutto sono partite molto difficili. Il suo percorso un po' ti stimola a cercare di recuperarlo, ecco. Simone per me è anche un esempio, come dici tu, soprattutto perché ci ho giocato, saranno 5 anni ormai, si dà dalla primavera ed è... ha fatto il suo percorso molto bello e soprattutto importante. Io sì, ci tengo ad arrivare il più alto possibile, non ho avuto tanto spazio, ma sperando da adesso in poi troverò il mio spazio e farò vedere quello che sono e quello che so fare. Vediamo ora gli appuntamenti di calcio a 5 e pallavolo. Partiamo dal calcio a 5, ferma la A per gli impegni della nazionale. Ieri si è giocata Belgio-Italia che è finita 5-4. In A2 domani gara decisiva in chiave playoff per la Tombesi-Ortona a Castelfidardo. Idem in B per la Real Dem che ospiterà il Venafro. In A femminile nell'ultimo turno della prima fase domenica il Montesilvano riceverà il Cagliari. In A2 si giocheranno Francavilla Salsoleone, Romagna Florida e Orione Avezzano Sabina Lazio. Per quanto invece riguarda il volley, via ai playoff. In A2 domenica si Cortona per gara 1 dei quarti sarà di scena a Siena. In A3 pure domenica alle 17 al Pala Santa Maria l'Abba Pineto per gara 1 degli ottavi di finale se la vedrà con l'Aversa. In B solo recuperi, domani l'Alba Adriatica giocherà ad Ancona, per la B1 femminile alle 17 Grand Derby a Nocciano tra Chieti e Altino. E con questo concludiamo questa edizione del nostro telegiornale. I servizi che avete visto li trovate online su YouTube e sul sito tv6.it. Prossimo aggiornamento alle ore 19. Grazie e buon pomeriggio.